Allora, partiamo Don Carlo, atto primo, che sarebbe il secondo se si facesse la versione lunga, però si fa questa, quindi comincia così. Chiostro, chiostro di San Giusto davanti alla tomba di quel Carlo V di cui vi dicevo ieri, dove ci sono un po' di fraticelli che fanno le cose da frati, pregano e dicono che ormai Carlo V è morto, che peccato, e si struggono. È un atto dove tutti si struggono parecchio. Infatti poi arriva Don Carlo, che ci racconta quello che sarebbe successo in quell'atto là, cioè si strugge, anche lui, si strugge perché è innamorato di quella che è diventata la moglie di suo padre, cioè Elisabetta di Valois. E in tutto questo struggimento un frate lo sente, perché se sei tenore in un'opera lirica è francamente difficile che quello che tu dici non si senta. E il fratello lo rassicura e gli dice di non preoccuparsi, che poi quando sarà morto non avrà più di queste preoccupazioni e troverà la pace eterna. È sempre bello che qualcuno ci metta una buona parola. Dopodiché arriva il marchese di Posa, Rodrigo, che è il vero figo di quest'opera e tra l'altro è amicissimo di Carlo, è una di quelle belle amicizie virili fatte di virili paccate sulle spalle. Io sono convinta che Carlo e Rodrigo sarebbero stati una coppia fantastica, però erano altri tempi, è la cattolicissima Spagna e poi Rodrigo avrebbe anche lui si macera e si tormenta perché prende le parti delle fiandre, di cui in quest'opera non importa nulla a nessuno, però le fiandre sono parte del regno di Filippo II che le tiene sotto un giogo piuttosto opprimente e quindi Rodrigo prende le parti di questo popolo, vorrebbe parlarne con Carlo, il quale invece, indovinate un po', si strugge per amore e sta sprantecando gli Zebedei a Rodrigo con la sua triste vicenda amorosa destinata comunque inevitabilmente a un nulla di fatto. Rodrigo cerca di virare sulla politica dicendo: guarda, si potrebbe anche andare nelle Fiandre a cercare di sistemare lì la situazione e così magari ti dimentichi la mamma, che non è proprio tua mamma, però insomma considerala tale. Dopodiché se ne va. Entrano Filippo ed Elisabetta e, come potete immaginare, Carlo la rivede e si strugge. Cambio di scena. Si va in una località ridente, molto ridente, sempre lì nei pressi del chiostro di San Giusto, un qualche chiostro, dove entra in scena l'altro personaggio molto figo, e cioè la principessa di Eboli, che in quanto mezzo soprano è anche, insomma, di solito, una donna di carattere, diciamo così. La principessa di Eboli è circondata da questo codazzo di dame di corte e paggi, c'è il solito paggio Tebaldo che l'avevamo già trovato nell'atto che non c'è, ma non c'è verso di eliminarlo, a differenza dell'atto primo. E canta un pezzo bellissimo che è la canzone Saracina, che è un pezzo che racconta di un re che fa una figura da cioccolataio pazzesca, è un re moro che è stufo dei favori della legittima consorte, di sera seduce una bella dama velata, peccato che poi lei nel momento in cui tira sul velo, dimostra di essere niente poco di meno che la legittima consorte. E quindi questa è la canzone del velo che dice che i veli, insomma, sono alleati dell'amore, soprattutto se ti svegli la mattina e hai questa faccia qua, e quindi, insomma, il famoso velo pietoso sarebbe d'aiuto. Dopo la canzone Saracina entra Rodrigo, che a Eboli piace tanto. Pia Di solito Rodrigo piace tanto un po' a tutte perché insomma c'ha il suo fascino. Rodrigo fa il galante. Fa il galante, si parla di quello che succede in Francia, che mai si fa nel sol francese, si parla un po' della moda francese, lui è un uomo di mondo. C'è questa conversazione garbatissima però Rodrigo ha un obiettivo, cioè è quello di consegnare a Elisabetta, che arriva di lì a poco, un messaggio dalla Francia della madre, beh, faceva il postino chiaramente, ma anche poi sotto banco un messaggio di Carlo, un messaggio che dice a Elisabetta di fidarsi di Rodrigo, perché è persona, insomma, degna di fiducia. Carlo che cosa vorrebbe? Carlo vorrebbe, che Elisabetta intercedesse presso, Filippo II e lo facesse partire e andare fuori dalle balle in queste benedette Fiandre che si struggono anche loro perché non stanno tanto bene sotto il giogo di Filippo II.
Eboli non capisce niente. La principessa di Eboli vede tutta questa emotività che si taglia un po' con la motosega e quindi pensa che Carlo, di cui ella è segretamente innamorata, stia trigando per mandarle dei bigliettini o insomma in qualche maniera sia emozionato per la sua presenza. Invece Carlo, rimasto solo finalmente con Elisabetta, per un attimo per ora la sua causa politica e poi però fa quello che fanno sempre tutti gli uomini che non capiscono le cose. Carlo non capisce che insomma non si può e non si può e quindi subito si lancia in appassionate dichiarazioni d'amore che Elisabetta stoppa immediatamente, poi chiede l'aiuto Celeste, oddio come farò, e se ne vanno un po' tutti fuori dai maroni, lasciando soli Filippo II che finora avevamo visto molto poco. Filippo II se la prende con una dama di corte, che aveva lasciato Elisabetta sola, e queste cose non si fanno, quindi la licenzia senza insomma, passare dal via, e poi resta da solo con Rodrigo, a cui dice di guardarsi dal grande inquisitore, che è un personaggio, che è il suo consigliere, che è un personaggio che poi troveremo negli atti successivi. Rodrigo non molla l'osso, prova a spiegare a Filippo II il disagio del povero popolo delle Fiandre e gli chiede se casomai così avesse intenzione di concedere l'indipendenza a quei territori. Filippo II risponde più o meno come rispondo io quando mi vengono a chiedere se ho voglia di annullare la verifica che ho passato il pomeriggio prima a preparare, cioè assolutamente no, ma toglietevelo dalla mente. E niente, i due se ne vanno serenamente, ognuno con le proprie preoccupazioni, mentre è chiaro a tutti che solo a Rodrigo interessa delle Fiandre, mentre invece tutti gli altri sono preoccupatissimi per questo triangolo amoroso, perché anche Filippo II, un dubbio che la moglie guardi con occhio bovino il figliuolo ce l'ha, e quindi la situazione, non per ripetermi, ma non può che peggiorare.